Anche per noi è un punto importante oggi, arriva l'ennesimo treno a livello nazionale dei 600, uno dei 600 nuovi treni che abbiamo messo in campo per il trasporto regionale, che ricordo è la vera priorità in questo momento dal punto di vista aziendale. Noi dobbiamo fare in modo di garantire e recuperare quel gap qualitativo che abbiamo avuto in questi anni proprio sui pendolari, ma dobbiamo soprattutto lavorare in prospettiva per creare le condizioni di ridistribuire quelli che sono i flussi dei trasporti pendolari. E lo possiamo fare con treni come questo, che hanno degli standard di qualità molto alti, sono tra l'altro ecologicamente sostenibili, sono riciclabili al 97% e rappresentano, dicevo, quel tassello in più che aiuterà davvero a cambiare il modo di viaggiare dei pendolari in Italia. Sì, per il gruppo molti investimenti, sono 20 miliardi il piano di accelerazioni sulle gare che abbiamo quest'anno, perché vogliamo essere davvero un drive della ripresa economica del Paese. Lo facciamo soprattutto dal punto di vista infrastrutturale, ma molto anche per quanto riguarda la digitalizzazione. Abbiamo gare per 4 miliardi di euro proprio nel settore della tecnologia, e questo credo che sia un investimento necessario per renderci ancora più competitivi a livello internazionale. Come sono andati? Hanno risentito della situazione del Covid oppure avete detto? Intanto non c'è ancora la semestrale. La tendenza è chiaro che c'è un impatto importante, soprattutto dal punto di vista del trasporto. Come tutte le aziende, evidentemente il trasporto è al centro di questa crisi sanitaria, ma è di fatto una crisi economica. È chiaro che la gente non si sposta, si sposta meno, non si è spostata proprio perché c'era il blocco, e quindi è chiaro che i ricavi sono caduti, soprattutto sulla parte trasportistica del business.